Buonasera! Vabbè, ciao a tutti, MacBang. MacBang, pizza e. Alette di pollo. Via Nala! Alette di pollo. E Nala. Stasera, come vi ho accennato nel vlog che avrete già visto a questo punto, stiamo festeggiando che la riunione di riguardo Fede è andata bene. E quindi gli abbiamo fatto una sorpresina, abbiamo preso la pizza, c'è anche Fede, ma sapete già che non lo posso filmare. E abbiamo preso 3 pizze Domino's perché c'era lo sconto del 50% e ne abbiamo approfittato, era l'ultimo giorno, quindi abbiamo una Wuster per Federico. Olè. Qua c'è la mia, che è tipo una 4 stagioni, non ricordo come la chiamano quelli di Domino's, comunque prosciutto, olive, funghi e carciofini. Tadam! Sono buonissime quelle di Domino's. Olè. E per Ricky, non me la ricordo, boscaiola. La mia è Vivaldi, mi è venuto in mente il nome, la sua è boscaiola. Una semplicissima boscaiola. Una semplicissima boscaiola, aspetta che giro il cartone. Ma prima! Una letta a testa? Una letta a testa. Che buona. Bagnomo. C'era scritto salsa barbecue inclusa, tu l'hai vista? Magari c'è dentro il pollo. Penso. No, anzi secondo me no. No. C'è anche la gnometta gnomosa, che è qui nella sdraietta che ha appena finito di pappare. No, mi chiedete sempre il MacBang. E l'ultimo sondaggio che ho fatto mi avete chiesto, cioè vi ho chiesto cosa volevate che mangiassi, mi avete detto quasi tutte qualcosa fatto in casa. Pasta, poi vabbè c'è anche chi mi ha detto pizza, sushi. Però la maggioranza cose fatte in casa, però. E se cose fatte in casa perché siccome abbiamo... No, mi hanno chiesto anche pizza, però... Visto che oggi abbiamo preso la pizza, ho detto vabbè lo faccio. Poi questo è di famiglia. Poi lo farò da sola. Sì. Solitamente sono super veloci. In mezz'ora arrivano. Stasera invece. Nala. Stasera è arrivato un po' tutto freddino. Lui in tutto il video dirà solo come in ogni MacBang familiari, perché io sono quella che parla, allora, e lui mangia e dice semplicemente perché nei MacBang non ho la più pallida idea di cosa dire. E lui è quindi lei parla, che è tanto abituata a parlare di Cos'è? Che c'è? Dai amore, dici qualcosa su. Qualcosa su. Nala mi sta guardando implorante. Ok, ma amore. Toh, rosicchia. Io si parto. Si è mangiata la letta di pollo. Ha lasciato i 3/4 del pollo. Non è vero. Solo la parte lì è dura. È già fredda perché. Com'è Fede, buona? Però a parer mio quella del di Domino's è la più buona. La mia preferita, ma non l'ho presa perché è un po' pesante, è la cheeseburger. Anche la tua penso preferita. È davvero buonissima, ma troppa roba. Cioè mangiarla la sera vuol dire poi davvero rischiare di stare male. Ho visto che domani mattina la sveglia alle 4:15, direi che non me lo posso permettere. Buono, davvero davvero buono. Ti piace? Facciamo cambio di una fetta. Scegli tu. Posso fare io?
Anche. Scegli che gusto vuoi, c'è olive. Io olive. E io carciofi. Carciofi. Cambio carciofi. Odi carciofi. Ma sono buonissimi. Quindi io ho tu. Tanto è tutto uguale, no? Mm-hmm. Funghi. E tu vede? E poi praticamente è uguale alla mia. L'avevi il prosciutto? O con i funghi? Io volevo da mamma con... Come si dice? Le olive? Mio figlio... E a me i funghi. Mio figlio... Qua c'è uno scambio di pizze. Mio figlio è un patito di olive. Ma dunque? No, lei invece è una patita di croste. Non sono veri. Noi, io e mamma abbiamo preso le pizze più o meno simili. Mamma, le olive. Sono andata. Ma queste? Ah, sono olive. Sì. Boh. Ah, no, hai ragione. Oh, no. Non sono olive, sono funghi. Ho sbagliato. Beh, volevo infondere le olive. Cioè, ma io così neanche l'assaggio per l'olive, vabbè. Attrassato. Ma questa che nada? Vuoi fregare io? Vabbè. Ah, pensavo tutto. Vuoi fregare Fedino, esatto. Esatto. Ho visto, ragazze, una tutina, non mi ricordo da chi, penso su Instagram. Dove avevo l'altra fetta con i funghi, tutta piena di funghi? Da bimba, vero? Mamma. Ah. Mm? Vabbè, no. Non ho visto da chi l'ho vista sta tu, cioè non me lo ricordo. Ma quella... La voglio. So, cioè ovviamente per Alessandra. Quindi ho scaricato l'applicazione di H&M per vedere se la trovo. Per riuscire a farmi vedere anche a me di quale tutina si trattasse, ma dopo quante pagine ti sei arresa? Infatti, non la trovo. Io sete. Due. Ho preso la bottiglia da Domino's, solitamente danno quella grande, non avevo letto. Tanto che è da 45 ml, 450, vabbè. Pazienza, mi accontenterò. Ma sì. Ma sì, un goccio a testa. Almeno aiuta a digerire. Fede, poi quando la vuoi dillo. Aiuta a rimanere puliti dentro e puliti fuori. Ma più o meno con la Coca-Cola. Tempo. Oddio. Voilà. Ale si dondola. E voi che ci raccontate? Avete già fatto, chi è che ha fatto già l'albero di Natale? Io? No, non è vero. Noi probabilmente lo faremo giovedì. Che sono di riposo. Tanto faremo, ci sarà il vlogmas ovviamente, è il primo Natale di Ale, quindi faremo l'albero tutti insieme. La punta la metterà Alessandra. Sì. Metteremo lei come punta. Muore. Lei è tutta rilassata sulla sua sdraietta. Oh, le ho mangiate più volentieri quelle alette di pollo, però. Non avevo proprio voglia. Vabbè, quindi... Attenzione. Quindi faremo... Secondo me, meglio della doccia. No. Non vedo l'ora di fare l'albero, di vedere il film con l'atmosfera dell'albero e le lucine. Che bello. Poi quest'anno abbiamo deciso di addobbare tutta casa. Quindi
Solitamente sì, facciamo l'albero, qualche decorazione sulla porta, qualcosina sulla finestra. Qui la classica ghirlanda che abbiamo. Esatto. A sto giro abbiamo deciso di addobbare maggiormente casa. D'accordo. E anche Alessandra è molto contenta. Però dobbiamo comprare qualcosa. Ok. Cioè, qualcosina si può tirare fuori da qualche avanzo dell'albero, però. Tipo, non lo so. Noi ci studiamo. Se avete dei consigli, lasciateli sotto. Scriveteci dei consigli per addobbare oltre all'albero la casa proprio. Anche perché la casa più o meno l'avete sempre vista nei vlog, quindi sapete, no? Quindi consigliateci. Io anche quest'anno cercherò. Perché io cerco. Non ce la faccio, ma cerco. Di fare il presepe. Che non abbiamo, premesso questo. No, abbiamo la natalità, la sì, ok, no, proprio il presepe, dico, dovremmo ancora comprarlo, non l'abbiamo mai fatto da quando siamo insieme. Quindi il 7 gennaio questo già penso a gennaio. Io sto mangiando un po' uno un po' l'altro. Io ve lo dico, al 7 gennaio ce lo facciamo il presepe. No, ah, catechismo. Non è il 7 gennaio, sarà il 7 dicembre. 7 gennaio. No, 7 gennaio sono finite le feste. Forse era giunto. Dicembre. 7 dicembre che sarà. Oggi è il 3, ci sta, il prossimo martedì, sì. Quando lui è catechismo, infatti. No, forse. Pedino. Mangia, dai, che per arrivare nella crosta ce n'è. Fedino non è un amante della crosta della pizza. No, la pizza sì. È la crosta che non gli piace. Guarda quella che occhi, inquietante. Ah, ma sono finiti. Sì, perché abbiamo dietro di voi c'è Netflix. Non è amante della crosta della pizza. No, ho capito, non è amante della crosta e della pizza. Cioè, ma, la... ma come, ma povera? Questo è tutto, questo. Ma no, questa volta ci hai delusi. Perché era tutto freddo, cioè. Dai, mangia bene. C'è una cosa che odio, è la pizza fredda. No. Peccato perché il caldo è buonissima la pizza donna, no. A lei si divincola, voglio la pizza mamma. Dammi un pezzo. Ma io so perché non so cosa dire. Perché da piccoli ci hanno sempre insegnato, quando si mangia non si parla, E questo il mukbang è parla mentre mangi. No, praticamente non si fa, è una cosa brutta e cattiva. Vabbè, ma scusa, quando vai a pranzo con un amico, a cena con un amico, comunque mangi e chiacchieri, no? È la stessa cosa. E poi no, mentre mangi non parli. Ma che stai dicendo? Forse negli anni 60 che si stava tutti zitti a tavola, se no papà si incazzava. Allora forse all'epoca giusto, ma ora, cioè, chi è che mio? Meno che sei da solo o stai guardando la TV. Penso che in teoria si dice anche che la TV andrebbe spenta. Pensa sì. Per suicidio, però. Per aiutare la conversazione. Vedete come si mangia! Si è fregato con le sue mani. A proposito, dateci un bel consiglio. Un altro. Già. Un'altra bella serie TV da guardare. Per ora abbiamo iniziato come coppia la serie TV su Netflix Zoo. Cioè, ci stai piacendo un sacco. Dopo, se si riesce, noi guardiamo un'altra puntata. Molto molto bella, ve la consigliamo. Io personalmente mi sto guardando
e qua sbaglio la pronuncia sicuro, come dai, lanciati. Vikings, ma non è sbagliato secondo me. Vikings. Vabbè. Champions. Avete capito? Abishuk. Insomma, chi lo la? Dia da in consuper tra fra. È tardi, deve andare a dormire. Piccolo lui. Buonanotte. Mi amore. Non mi fa più, è fredda. E devo dire che se vi piacciono quei telefilm storici, non so perché ho messo le virgolette, perché è storico. Medievale. E siamo a due, mi devi buttare la pizza per forza, amore mio. Vabbè. È fatto davvero, davvero, davvero bene. Sì? Aveva ragione la mia amica. Sì. Detto questo, voi state guardando qualcosa di particolare, qualcosa che vi ha preso, che vi tiene legati al divano? E a Netflix? Netflix, sì. Ma Zo, quante stagioni hai visto? Controlla, no? Mio. Adesso dovete capire che io ho cambiato telefono, cioè lo sapete già. E abbiamo la stessa identica cover. E puntualmente, cioè guardate, ah no, beh, il mio è bianco, però visti, sì, esatto, visti è... per così, quando sono appoggiati sul tavolo, divano, puntualmente io prendo solo, prendo il mio. Allora, ci sono tre stagioni. Ah, boh, allora ne abbiamo ancora per un po'. Sì. Non penso che riusciamo a finirlo per da 13... prima di Natale. Da 13 puntate l'una, da 40/42 minuti l'una. È molto bello, mi sta piacendo un sacco. Se volete, se volete sapere più o meno di cosa parla, come possiamo dirlo senza fare spoiler? Animali che si comportano in maniera strana, fondamentalmente aggressiva, senza una spiegazione. E quindi in questo telefilm si indaga il come mai, il perché, insomma, il quando, no? Esatto, il dove, sono... Vabbè, adesso non esageriamo, però insomma è molto molto carino. Devo vincere una fetta, amore, la vuoi? C'è l'acqua? Io sinceramente mi mangerei altre 4 alette di pollo, ma non ci sono. Domino's, l'ho già detto e lo ripeto, mi hai deluso. Ma perché sicuramente oggi, essendo l'ultimo giorno, che hanno tutto al 50%, cioè una pizza come la 4 stagioni o la sua, ma qualsiasi, quasi tutte quelle che hanno loro, 3 euro, veramente poco. Cioè 9 euro, 3 pizze, ma quando mai? E quindi oggi era l'ultimo giorno di questa promozione, quindi hanno avuto il pienone e sono arrivati in ritardo, perché quando hai troppe consegne da fare ci sta. Alessandra che si è rotto le scatole di sale sulla straietta. Sì, infatti sta seduta, si tira su, diciamo. Adesso ti prendo, amore di mamma. Promesso, adesso tanto il video è finito. Mm-mm. E io ti prendo e ti faccio giocare. Sì. Adesso ci mettiamo sul tappetone. Il tappetone. E giochiamo un po'. Sì. Comunque, in tante mi avete chiesto che telefono ho preso nell'ultimo vlog. Cosa vuoi? Che tanta roba di telefono. Sì, molto carino. È il Samsung Galaxy A50. Molto molto bello. E poi ho avuto la fortuna di trovarlo bianco. Ed è un bianco, vedete, molto arcobalenoso. Perlato. Bravo. Bravo. Tu che trovi queste mezze misure con i colori. Grigio?
Topo. Tortora. Grigio topo. Vabbè, comunque molto bello, tripla fotocamera. C'è il grigio topo. Sì, c'è, però un po'. Quindi rosa. Rosa, verde e blu. Shocking! No, pensavo di colore. No, io pensavo fenicottero. Rosa fenicottero, una nuova tipologia di colore. No, c'è. C'è il rosa fenicottero. C'è il rosa fenicottero. E vabbè. Marrone. Cacca! No, cioccolato. Cioccolato, scusate. Non lo so. No, non essere mai educati. Magari qualcuno che come scurrile. Me sta facendo la cena e si è fatto cadere tutte le briciole addosso. No. Comunque niente, mi piace un sacco. Poi se vi va, scrivete sempre nei commenti, troverò un canino di commenti. Se volete vi faccio il What's in my iPhone. Mi ci andrà What's in my phone. È l'abitudine a quello che avevo prima, pardon. E, insomma, datemi un po' di tempo, ovviamente, perché di app sopra c'è tipo WhatsApp, Facebook e Instagram. Boom, cioè non ho ancora avuto modo, anche perché diciamo che il motivo principale del cambio è che con questa attività di YouTube l'altro aveva solo, non mi ricordo, era 16 o 32 giga l'altro, forse 32. Mi pare 32. Vabbè, 32, ma ogni 3x2 era pieno, si inchiodava, non riuscivo a farvi le storie su Instagram. 32 e 3x2. Il mio amore che fa le battute. Ho fatto la battuta. Vai a prendere il dolcino, va. Dopo quello. In privata sede. Voi sapete, avete visto il vlog e ho fatto. Abbiamo fatto. Stavolta l'abbiamo fatta insieme e devo dire ci è venuta meglio che quando l'ho fatta io. Oggi pomeriggio mi sono sbranato un pacchetto. Mezzo pacchetto di. Una fetta di torta, Fede, perché complicarti la vita? Mezzo pacchetto di. Ah, il Kinder. Ah, pensavo parlasse della torta. Cioè, poi, mezzo pacchetto. Un mio amico, non mi ricordo, mi ha supplicato e alla fine gli ho dato un Kinder. Hai fatto bene, ce n'erano 5 dentro, dai. Io 4 non li ho mangiati. Ah, però. Poi ti cadono i denti. Sei senza denti. Vabbova, direi che possiamo, anche se questo continua a mangiare le croste del bambino e le lancia anche al cane. Nala è... fa i salti di gioia, non lo so che non lo so che non si fa, non si danno al cane, però ci fa, non lo so, lei fa i salti di gioia quando citofona il... Ma io perché? Lo sente suonare... Non potete capire che salti fa, cioè salti che alti, casino che fa. Alti così perché lei sa già che è quello della pizza e sa già che si cucca un paio di croste, insomma. Allora abbiamo preso l'acqua Martina. Come pubblicità occulta la Martina, no non è vero. Mamma. Ma che cacchio. Allora intanto la plastica l'avete messa troppo sottile perché quando... prendi la bottiglia per versarla, ti si piega e ti versi tutta l'acqua sul tavolo. Uno. Ma anche no, cioè. Due. Cioè, il uno tappo, si strappa le dita, esatto, per riuscire a tagliare, a aprire sto cavolo di tappo. Grazie. Mia vita. Grazie. Sta scoppiando la pancia. Sta scoppiando la pancia. E lascia l'amore. Lascia. Ci sarà un si scalda domani nel forno. Via. E si mangia. Ricordiamoci tutta la famiglia. Non si deve mai infrangere questa regola. Si deve mangiare sempre tutta la pizza. E i dolci, soprattutto. Mi piace sta regola. Soprattutto quella sui dolci.
Vai, va. Ogni scatola che ho passato sul tavolino c'era Ale così. Quindi ti devo lavare le mani. Ecco. Forza. Adesso vado a prendere anche una fettina di torta. Due golosoni. Io sono piena, passo. Sì, due? Golosoni. Va. Speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia, anche se abbiamo le facce un po' stanche. Lui... Abbiamo parlato sino a 5 minuti. Lui soprattutto, poverino. Ma va, no, sei tu che praticamente dormi 20 minuti a notte. In effetti è un paio di notti. Tra una notte che ho editato un video sono andata a letto alle 3. Tra ieri che ho detto, vai, stasera ho già finito di editare il video, vado a letto presto. E tac, cosa è mai successa? All'una lei si è svegliata che aveva fame, quindi sono andata a letto alle 2:30. Chissà se stasera andrà meglio. No, perché devo editare il vlog per domani, quindi neanche stasera. Vabbè. E pazienza. Ma se non ho neanche sentito... Neanche acqua. Vabbè, salutiamo. Vi evitiamo queste scene. Ciao. Di famiglia. E al prossimo video. Io.